Una porta chiudendosi mi scosse e alzando gli occhi vidi che mia cugina era uscita dalla camera, ma nella camera sconvolta del mio cervello lo spettro bianco e terribile dei suoi denti restava e non voleva andarsene più. Non una scalfittura sulla superficie di quei denti, non un'ombra nel loro smalto, non una punta su quel sorriso passeggero, non fosse bastato a imprimere nella mia memoria. Anzi, li vidi allora più nettamente che non poco prima quei denti, quei denti. Essi erano qui, poi là, per tutto, visibili, palpabili dinanzi a me, lunghi, stretti, bianchissimi, con le labbra pallide che si torcevano intorno, orribilmente tese come erano poco prima. Allora sopraggiunse la furia piena della mia monomania, ed invano lottai contro la sua irresistibile influenza. Nella massa infinita degli oggetti del mondo esteriore non avevo pensiero che per quei denti. Tutte le altre cose, tutte le alterazioni diverse furono assorbite in quell'unica contemplazione. Essi, essi, essi soli erano presenti all'occhio del mio spirito e la loro esclusiva individualità divenne il fulcro della mia vita intellettuale. Io li guardavo sotto tutte le luci li volgevo in tutti i sensi, studiavo le loro qualità, osservavo i loro segni particolari, meditavo sulla loro conformazione, riflettevo sull'alterazione della loro natura, rapprevidevo attribuendo loro nella mia immaginazione una facoltà di sensazione e di sentimento e anche, senza neppure il concorso delle labbra, una potenza d'espressione morale. Di Berenice, io pensavo seriamente che tutti i denti erano delle idee, delle idee, ah, ecco il pensiero assurdo che mi ha perduto delle idee. Ecco dunque perché li desideravo così pazzamente. Sentivo che solo il loro possesso poteva restituirmi la pace e ripristinare la mia ragione. E la sera così discese su di me. E le tenebre vennero, si fissarono e poi se ne andarono. E una luce nuova comparve. E le nebbie di una seconda notte. Si agglomerarono su di me ed io ero sempre immobile in quella camera solitaria, sempre seduto, sempre sepolto nella mia meditazione. Sempre il fantasma dei denti manteneva la sua influenza terribile a tal punto che io la vedevo fluttuare qua e là attraverso la luce e le ombre cangianti della camera con la più viva e la più orrida limpidezza. Finalmente in mezzo ai miei sogni. Scoppiò un gran grido di dolore e di spavento, al quale successe dopo una pausa, con suono di voci desolate, intramezzato da gemiti sordi di dolore e di lutto. Io mi alzai e, aprendo una delle porte della biblioteca, trovai nell'anticamera un servo piangente che mi disse che per Perenici non viveva. Era stata presa dall'epilessia nella mattinata e ora, sul cader della notte, la fossa aspettava la futura abitatrice e tutti i preparativi del seppellimento erano terminati. Il cuore grave di angoscia, oppresso da spigottimento, mi diressi con una certa ripugnanza nella camera da letto della defunta. La camera era vasta e oscura e ad ogni passo inciampavo nei preparativi della sepoltura. Le cortine del letto, mi disse un domestico, erano chiuse intorno alla bara e dentro a questa bara, aggiunse a voce bassa, giaceva tutto quel che restava di Berenice. Chi fu dunque che mi domandò se volevo rivedere il corpo? Io non vidi che nessuno muovesse le labbra, eppure la domanda era stata proprio fatta e l'eco dell'ultima sillabe si trascinava ancora nella camera. Era impossibile opporsi e con un senso di oppressione mi trascinai accanto al letto. Sollevai ad agio il cupo panno delle cortine, ma nel lasciarle ricadere, discesero sulle mie spalle. E separandomi dal mondo vivente, mi chiusero nella più stretta comunione con la defunta. Tutta l'atmosfera della camera sapeva di morte, ma l'odore particolare della bara mi faceva male e mi pareva che un odore deleterio esalasse già dal cadavere. Avrei dato l'oro del mondo per scappare, per fuggire il pernicioso influsso della morte, per respirare ancora l'aria pura dei cieli immortali, ma non avevo più la forza di muovermi. I ginocchi mi vacillavano, avevano preso radice nel suolo, guardando fissamente il cadavere rigido, steso in tutta la sua lunghezza nella bara aperta. Dio del cielo, è mai possibile? Il mio cervello delira, o il dito della defunta si è mosso sotto la tela bianca che lo chiude. Tremando di un terrore indescrivibile, alzai gli occhi lentamente per vedere la faccia del cadavere. Avevano messo una benda intorno alle mascelle, ma non so come si era sciolta. Le labbra livide si torcevano. In una specie di sorriso, e attraverso la loro melanconica cornice i denti di berenice bianchi, lucenti, terribili, mi guardavano ancora con una realtà troppo viva. Io mi scostai sconvulsamente dal letto e, senza dir parola, mi slanciai come un maniaco fuori di quella camera di misteri, di orrore e di morte. Mi ritrovai nella biblioteca. Ero solo. Mi sembrava di uscire da un sogno confuso ed agitato. Vidi che era mezzanotte ed io avevo preso le mie precauzioni perché Berenice fosse sepolta subito dopo il tramonto. Ma quel che accatte durante quel lugubre intervallo non lo ricordo, non ho conservato memoria certa né chiara. Pure la mia mente era ingombra di orrore, tanto più orribile quanto più vago, di un terrore che l'ambiguità rendeva più spaventoso. Era come una pagina paurosa nel registro della mia esistenza, scritto interamente con ricordi oscuri, orrendi e inintellegibili. Mi sforzai di decifrarli, ma invano. Pure di tanto in tanto, simile all'anima di un suono fuggevole, un grido sottile e penetrante come voce di donna, mi sembrava che si ripercuotesse nelle mie orecchie. Io avevo fatto qualche cosa. Ma che cos'era mai? Io mi rivolgevo la domanda ad alta voce, e gli echi della camera mi bisbigliavano per tutta risposta. sulla tavola accanto a me ardeva una lampada e accanto c'era una piccola scatola di ebano non era una scatola di stile notevole e l'avevo già vista più volte perché mi venivano i brividi a guardarla erano cose che non valeva la pena che attraessero l'attenzione ma gli occhi mi caddero alla fine sulle pagine aperte di un libro e su una frase sottolineata erano le parole Bizzarre, ma molto semplici, del poeta Ebn Zayat mi andavano dicendo, i compagni miei, che se avessi visitato il sepolcro dell'amica, i miei affanni sarebbero alquanto alleviati. Perché mai dunque a leggere quelle linee mi si rizzarono i capelli? sulla testa e il sangue mi si ghiacciò nelle vene. Un colpo fu battuto alla porta e un servo pallido, come un cadavere, entrò sulla punta dei piedi. Aveva gli occhi sconvolti dallo spavento e mi parlò con voce bassissima, tremante, soffocato che un grido spaventoso avesse turbato il silenzio della notte, che tutti i domestici si fossero riuniti e che avessero cercato nella direzione del suono. Poi la voce bassa divenne chiara in modo da darmi i freniti, parlandomi di violazione di sepoltura d'un corpo sfigurato spogliato dal lenzuolo ma che ancora respirava e palpitava, che viveva ancora. Mi guardò i vestiti. Erano imbrattati di fango e di sangue aggrumato. Senza far parola, mi prese dolcemente per mano. La mia mano aveva delle impronte di unghie umane. Poi richiamò la mia attenzione sopra un oggetto appoggiato al muro. Io guardai qualche minuto, era una vanga. Mi gettai con un grido sulla tavola ed afferrai la scatola di ebano, ma non ebbi la forza di aprirla e nel tremito mi sfuggì di mano, cadde pesantemente e andò in pezzi. Ne uscirono rotolando con fragore di terraglia degli strumenti da dentista e con essi trentadue piccole cose bianche, simili ad avorio, che si sparpagliarono qua e là sul pavimento.